Salve a tutti, come va? Buonasera a tutti, buonasera. È un po' che non ci vediamo. Siamo tornati. Siamo tornati. Diciamo che anche se non compariamo, siamo nei retroscena della questione. Sempre e comunque. Sempre, Allora, che sempre. succede? Che succede? Che è successo in queste 2 settimane di interessante? Facciamo un po' Oddio, allora è il riepilogo. successo ormai un paio di settimane fa. È successo il lancio degli Starship, che non abbiamo commentato, non abbiamo Sì, un parziale nuovo successo. A metà maggio ci sarà un altro lancio di prova. Ci siamo tutto persi questa falso, cosa. Poi tutto falso, falso, ovviamente tutto falso. Tutto CGI, tutto CGI. tutto CGI, sì. E niente, poi stasera, visto che domani ci sarà un evento particolare, credo che parleremo di qualcosa di particolare, giusto? Sì, parliamo di qualcosa di particolare che purtroppo mi trovo ogni volta a riparlare di questa cosa per certa gente che non la capisce ogni volta. Eh Cioè, sì, ogni nuovo personaggio che si affaccia è un po' il giorno della sapete marmotta, bisogna rifarsi da capo tutte le volte. quante eclissi di sole mi sono ritrovato a commentare, a simulare, a spiegare perché non ce la fanno? Ecco, questa è l'ennesima volta che riaffrontiamo il tema. Non perché l'eclissi è impossibile su terra sferica per questo e quest'altro motivo. Tutte fesserie. Si verifica, si prendono le posizioni di Sole e Luna e Terra, si collocano nello spazio e si vede che l'ombra fa esattamente lo sto facendo adesso. Guardate, facendo adesso la simulazione del aspettate, c'è la simulazione dell'ombra sulla Terra che segue esattamente la traccia della NASA. E vabbè, ma è Segue tutta CGI che ti ha rigirato la NASA, quindi. Esattamente la traccia della NASA. E questa ed è geometria, non è che non sto nemmeno a fare i calcoli. Cioè, nel senso, vai sui siti dove ci sono le informazioni delle posizioni di Sole, Terra e Luna, le metti in Blender, le collochi alle distanze giuste, con le grandezze giuste, le sposti secondo la linea temporale, vedi che l'ombra segue esattamente la traiettoria giusta dall'inizio che viene comunicato alla fine che viene comunicato. Quindi, cioè, c'è poco Comunque, da. la NASA ha un nuovo concorrente. Non so se avete visto un paio di giorni fa che Roscosmos ha fatto un bel filmato finto della Soyuz che rientrava con gli astronauti. L'avete visto un paio di giorni fa? Anche No, non l'ho loro visto. ci stanno dando dentro con gli effetti speciali, anche i Ah, ma russi, eh. cioè, ma perché questo? Perché i russi non sono mai stati toccati dai terapeutisti, perché è pieno zeppo di filmati di cosmonauti russi, fin da Yuri Gagarin, passando per le diverse Salyut, non so se lo sapete, ma i primi. Sì. I sovietici sono stati In i tutto, primi praticamente, in tutto. ad andare in orbita, I primi in tutto, tranne che nell'allunaggio. i primi a costruire le stazioni spaziali orbitanti. Ci Primo sono uomo nello spazio, le prime sonde sui vari pianeti al sistema solare, le prime sonde sulla Luna. prima donna sullo spazio, hanno Sì. mandato sonde Primo sul rendezvous fra due Venere, capsule nello spazio. Primo cavolo, quasi uno tutti i spazio. primati loro sono, eppure tutto in periodo di guerra fredda e i complottisti continuano a parlare soltanto di NASA, nessuno che cita mai la Roscosmos. Perché pure la Roscosmos è NASA, secondo le loro. È tutto un complotto. Sì, perché Sì, per loro è Roscosmos tutto in NASA, esiste sanscrito. soltanto la NASA. Roscosmos in sanscrito vuol dire NASA, non lo sapete? Vuol dire NASA, che a sua volta in Male. ebraico vuol dire bugia. Cos'è che vuol Sì. dire? Non mi ricordo. Satana, Tutto collegato. menzogna, biglia, roba, robaccio di biglino.
Bene, questa sera parliamo di questa eclissi che ci sarà domani. Io forse, se riesco, la vedo di sfuggita, nel senso che mi sembra che la possa, sarà una copertura all'80% dove sto io. Beh, bello comunque. Si fa quel che si può. Ah, salutiamo PC, è arrivato in chat. Ciao PC. Esistete anche voi? Sì, aspetta, mi do un pizzicotto, vedo se esisto. Sì, mi sento dolore, quindi... Confermo anch'io, esisto anch'io. Quindi ergo sum. Ergo sum. No, allora, io mi sono autogenerato su Reddit da un algoritmo economico massonico, quindi sono virtuale. Quei programmini, quelli di sottobanco che... pure piratati un pochettino. No, i migliori ingegneri di Silicon Valley americani. Okay. Nulla di così... Robetta di prima mano. Sì. Robetta okay. Di quella fine. No, stavo dicendo, io sono riuscito a fotografare l'eclissi solare del 99 con la mia vecchia reflex. Io mi sembra che non ho fotografato, ma ho visto quella di diversi anni fa, che pure è passato vicino. Allora stavo da un'altra parte degli Stati Uniti, ma pure quella mi sono beccato. Io ho visto invece quella del 99, perché sono abbastanza attempato. E in Sardegna, agosto 99, mi sono visto l'eclissi quasi totale. In Italia fu quasi totale. Considerate, avevo soltanto uno zoom da 200 mm, quindi non è che c'avevo chissà che grande ingrandimento. Però essendo una fotografia analogica, se scannerizzo le foto, posso ingrandirla e fare dei bei primi piani, perché non sgrana. Mm-hmm. Comunque, domani ci sarà questa eclisse. Ovviamente ogni volta che c'è un'eclisse di sole, i terrapiattisti vanno... Impazziscono perché, cioè, su terra piatta non so come la possono giustificare. Quella di luna proprio non c'è verso. Una esclude l'altra, una esclude l'altra, non c'è. Quella di sole non si capisce bene dove stanno sole e luna, chi sta sopra, chi sta sotto. Se fanno cose sconce in qualche altra maniera, non si capisce che fanno. Perché, voglio dire, se tu metti due corpi più o meno la stessa, perché loro dicono che hanno la stessa grandezza, ok? Ma se io metto una sfera luminosa, una sfera non luminosa, davanti a una sfera luminosa, non c'ho poi la proiezione di qualche chilometro sulla Terra. C'ho una copertura... praticamente del diametro, quantomeno del diametro della Luna, cioè un'ombra del diametro della Luna, praticamente. E no, non mi pare che sia così, insomma. E non si sa, non si capisce come funziona sta eclissi. Posso rispondere a questo nuovo personaggio, Quenuata Zawin, qui? La teoria dei riflessi spiega tutto, ma allora ti rispondo come rispondete voi, ma è solo una teoria. Voglio vedere il modellino, voglio vedere una pallina, voglio vedere il modellino. L'hai fatto l'esperimento dei riflessi? L'hai fatto? Capito? È solo una teoria, come dite voi, ma è solo una teoria. Ma questi sono i soliti rincoglioniti, che non siete altro. I soliti personaggi che vengono qua. Rincoglioniti. Che non hanno, non approfondiscono nulla, stanno solo lì a... Quenuatazazuzuin, l'hai fatto il modellino? L'hai fatto? Se no, non ci credo. Così. niente, che cosa... Allora, ovviamente ogni volta che ci stanno le eclissi capita qualcuno che esce e dice la sua. E una volta l'ombra non può andare in direzione opposta, l'ombra non può andare a quella velocità... E l'ombra così, e l'ombra non può fare il giro colà, e l'ombra non può fare questa piega qui. Però nessuno di questi
Geni fa mezza verifica, non fanno verifiche, fanno qualche calcoletto così approssimato, se va bene, cioè proprio se butta bene, se no altrimenti non è che dicono fammi vedere la luna si muove in questa maniera qua di fronte al sole, vediamo che ombra proietta. Poi c'è anche la famosa storia che no, perché l'ombra proiettata dal sole, dalla luna sulla terra non può essere più piccola, perché loro, capito, vanno con sante leggi da messa a fuoco, vanno con la torcia, capito, vanno con la torcia davanti al mappamondo, non capiscono che se l'oggetto illuminante è molto più grande, molto è un eufemismo, moltissimissimo più grande in questo caso, decine neanche molte, grande. Decine ma centinaia, prendete una, che ne so, una biglia, prendete una biglia, quelle che ci si gioca, non quelle trasparenti, sono quelle opache, prendete una di quelle, usate la torcia, va bene la torcia, perché il diametro della torcia è leggermente è più grande della biglia, e fate le prove, finitela con sta storia, no, perché l'ombra proiettata è sempre più grande dell'oggetto, non ci capite niente. Trovate delle cose con le torcette che proiettano su cose più grandi e vi viene sempre l'ombra più grande, perché non ci capite come funziona il discorso delle ombre. È così. E quindi stasera che analizziamo? È il solito, il nuovo duo fantastico Ceracchini e Silver, che nuovamente Silver è assolutamente invitato a venire qui a confrontarsi per un semplice motivo, perché poi va a fare le live e dice ecco, io faccio i calcoli, nessuno mi ha mai smentito, ma se i calcoli li fai vedere a Mastro Ciliegia e al Melariano, Mister Mela, che vuoi che ci capiscano, che ci vogliono capire? Nessuno si è accorto di nulla delle cose che dici, capito? Quello è il problema. Tiri fuori i numeri, non si sa da dove li prendi. Vabbè. Sì, un personaggio. Comunque sembrerebbe predisposto. Perché comunque... Mi puzza di mutandone spaziale. Già... Chi? Banana 33. Ah, vabbè. Ciao, mutandone. Mutandone, buonasera. Prendiamo, vediamo che cosa dice, come viene distrutto il modello, il modello della Terra sferica con l'eclissi, perché non può funzionare, con le parole di Silver. Sentiamo un po' che dice, e dopo ovviamente spieghiamo perché. No, perché poi è un personaggio interessante, perché comunque di partenza avrebbe anche un approccio, diciamo, vagamente scientifico, ci prova, però ci sono dei momenti in cui ha degli intoppi, si inceppa su determinate cose, per questo a noi ci piacerebbe parlare con lui, perché sembrerebbe una persona predisposta a comunque considerare dei ragionamenti logici, ci dà questa impressione, diciamolo, sì, insomma, diciamo che tutto sommato è un terapeutista con cui ci piacerebbe parlare. Parte senza... bene, però poi si perde. Sì, ci sono dei momenti in cui è un po' strana questa cosa. La sprazzi, diciamo. Mettiamo salta a pie pari tutta la sigla, per carità. No. Allora, intanto, se qualcuno vuole venire a chiacchierare con noi, pure Silver, se ci sta, ci mettiamo. Sì, è benvenutissimo. Intanto c'è Kenward da Win, che abbiamo visto come si comporta questo personaggio. Viene qui, fa il moralista, no, perché colà così, io ho preso le distanze. Bostone di qua e di là.
e poi lo vedi sotto a commentare e a sghignazzare come un bambinetto di 5 anni. Quindi, cioè, non è una persona seria che ci puoi parlare, che ci puoi ragionare. No, dai, è uno che gli piace mettere zizzania, dai. Comunque, intanto in chat c'è Kenua Tazawin che dice che siamo dentro dei dogmi, la scienza è dubbio. Cioè, vienicelo a spiegare. Vienicelo a spiegare. Cassetta istantanea. Ciao, buonasera. Va bene, allora, partiamo con questa cosa qui. Cassetta istantanea. Buonasera. Ma sono di frutta? No, sono videocassette. Ah, ok. Quelle che si vede in diretta, direttamente, quello che sta girando il film. Quelle... È una citazione. Quanto di... adesso è adesso? Adesso. Sì, ma VHS o Betamax, che formato? Penso la prima. Oh. Sono quella a circuito chiuso? No, l'avete visto Spaceballs, sì. Sì. Ecco, c'è una scena in cui ci sono le cassette. No, Gond non l'ha visto, ha scoperto che non l'ha visto. Gond, devi recuperare, eh. Ah, devi recuperare. Mi tocca. Dai, è bellino, eh. Fa ridere. Una pagina di storia del cinema. Comicità anni 80. È un bel cult. Giovanotto, che nuota cazzo ti chiami? Entra dentro. Io nemmeno lo vedo sto personaggio. E spiegaci dove stanno i dogmi. Adesso ci facciamo una bella passata. Quindi, facciamo questa cosa. Quindi qui. Si vede che deve essere qualche personaggio che io devo avere bloccato e semplicemente ha cambiato il nome. Oppure probabilmente devi cambiare l'impostazione anche della chat. Io lo sto leggendo dalla chat di StreamYard, che può darsi pure che... No, io su YouTube lo vedo, funziona in maniera diversa. Io lo vedo sulla chat di YouTube. Ora è un po' che non scrive, però lo vedevo prima. Eccolo qua, l'ultimo. È una teoria dei riflessi, è un modello per cercare di spiegare la realtà del nostro mondo. Ma non ci riesce. Cerca di spiegare, ma non ci riesce. L'abbiamo visto la presunta rappresentazione della superficie terrestre su un cratere, sì, per chi non lo sapesse, sì. Ma proprio una pagliacciata, diciamo, che cos'è. Solo veramente il peggio del peggio può arrivare a credere sta storia del riflesso sulla Luna. Ok, andiamo avanti. No. Salutiamo anche Carmine Cristiano, che l'altra sera si stava immolando in chat. L'ho visto, l'ho detto. Ciao Carmine, buonasera. Ma c'è persone serie che vengono qua, che hanno proprio... A parte che il coraggio di confrontarsi non ce l'hanno su quello di cui parliamo. Vediamo un po'. E per una puntata assolutamente dinamica, fresca, frizzantina, come sempre, ben trovati, buon giovedì dinamica, sera. Aiuto. E anche oggi siamo qui per continuare la nostra serie dedicata alla Terra piana, teoria e tecnica della Terra piana, che stiamo facendo tutti i giovedì sera alle 18 con il nostro compagno di fede, Silver. Tecnica della Terra piana, un compendio scritto forse da qualche parte. No, ma mi piace il fatto che pur di distaccarsi dalla parola terra piatta, la chiamano piana, come se fosse una cosa completamente diversa. O... Sì, come se non lo so, come terra pianista non è se il termine è stessa roba, insomma. Se il termine americano è flat earth, flat è piatta, non piana. Sì. Quindi sto francesismo. Lascia il tempo che trova. La parte divertente è che parlano di teoria e tecnica, vabbè, non so che, della terra piana, ma parlano sempre della terra globo. Tutto il tempo. La simulazione va avanti. Guardate come sta bello sullo spot della sì. Linea. Bella. No, perché non funziona, non si sa come funziona sulla terra sferica. Hai usato Saros? No. Sì.
si sta sgonfiando. Ovviamente no. Ovviamente no. Andiamo avanti. Benvenuto Silver, ben trovato. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Allora, intanto ben trovati tutti quanti, Renato che ci segue sempre, Maria Chiara, Andrea, Franca, bello. Sebi, Eppi, Francesco, Danilo. C'è una sta cosa che devo fare. Dice, perché non avete parlato di questi argomenti? Perché sono argomenti schiaccianti su cui siamo tutti d'accordo, non c'è niente di controverso, non c'è niente di difficile da spiegare. Sono, diciamo, argomenti per noi ormai assodati. Se la Terra fosse una sfera, sì, certi oggetti in lontananza non dovrebbero poter essere osservati. Invece questo accade sistematicamente. E questo è uno degli argomenti più determinanti circa questo argomento, questo tema. E quindi secondo noi la Terra è piatta proprio perché in lontananza si osservano tantissime cose che non sarebbero osservabili su una sfera. Ah, questo è ancora il discorso oggetti in lontananza che non ci capiscono niente di come funziona la rifrazione, non capiscono che la rifrazione alza gli oggetti in lontananza, sempre la solita storia. Comunque, puntato, complimenti, lo noto solo adesso, sì. Il sottotitolo di America Smontato. Ah, è il mio. Ah. L'avete notato che... Sì, sono nervoso stasera, quindi non fatemi arrabbiare che sono nervoso, che ho il ciclo di Saros. Giorni. Sì, c'è il ciclo di Saros. C'è il ciclo di Saros, notato che stavolta... non mi fate arrabbiare che sono suscettibile stasera. Scusate, l'avete notato che stavolta però l'ha detto che è piatta. La chiamano terra piana, però dicono, poi parlano sempre di terra piatta, quindi si sforzano di usare quel francesismo. No, non lo risentiamo, tanto non si fa niente. Ma io vorrei sapere come funzionano le eclissi su sta cosa mappa che c'è dietro. Silver, vienicelo a spiegare. Facci vedere i calcoli, i calcoletti, le misurazioni, le proiezioni. È più bello dire che non funziona su quella sferica. Si chiama della teoria della terra piatta, però è della non sferica. Sì. Allora, io torno a ripetere, se sono fermi alle teorie del Brown Team, delle conferenze di Palermo e di Milano, la Luna si spegne e per le eclissi di sole dovete chiedere a Dio. Perché loro ancora non ci sono arrivati. Poi, se loro hanno delle nuove teorie, che le portino avanti. Andiamo avanti, perché sennò qua ci perdiamo in chiacchiere, io voglio vedere i calcoli, voglio capire... La ciccia. Poi ovviamente loro rispondono che c'è la rifrazione, che ci sono i miraggi, ma abbiamo visto che sono argomenti molto deboli, no, che si possono confutare facilmente. Ma quando? Quindi perché non abbiamo voluto parlare di questo? Perché ci sono... Perché non sapete di che parlare, di cosa avete parlare. Avete mai sentito confutare queste cose? Io no. Eh? Avete mai sentito confutare questi calcoli, queste cose? Zero, no. Dicono di poterlo fare ogni volta, ma non ho mai sentito nulla. Non ho visto mezza verifica fatta per dire su terra piatta si dovrebbe vedere così, su terra sferica si dovrebbe vedere colà, con delle misure. Zero. Come funziona sta rifrazione? Non si sa. Cioè, gli edifici si vedono che si alzano, si abbassano. Fai una foto un giorno, vedi mezza costa, fai la foto un altro giorno, vedi tre quarti di costa, quattro giorni dopo la costa non la vedi per niente. Ci sarà qualche cosa che fa questo gioco di far alzare e abbassare le cose? La rifrazione terrapiattista è quantistica, ma non nel senso, sai, come quando dici l'osservatore fa collassare la funzione d'onda, lì osservi una cosa o l'altra, se osservi, no, per loro la rifrazione è alza o abbassa a seconda di quale domanda fai, sì, non sì. Se osservi. Ma quante verifiche abbiamo fatto su sto argomento? Io ho perso il calcolo, tutte le verifiche fatte sulle cose di Favari, sulle cose di Tinelli, sulle cose di Dave, sulle cose di chiunque che dice no, ecco qua è l'umidità. L'umidità ci spieghi, che ti frega, ci spieghi come funziona l'umidità? Spiega,
spiegaci. Se montiamo un deumidificatore non scompare l'effetto? Ma scusa, ma se i miraggi ci stanno nel deserto, l'umidità di che cosa? Di che cosa? Beh, ci sarà umidità anche se poca, no? Che cavolo. Ma niente, sono i soliti pappagalli che dicono citano cose senza sapere di che stanno parlando. Sono tanti altri argomenti che richiedevano una particolare attenzione da un punto di vista tecnico. E quindi con Silver che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto la definizione di forza, abbiamo fatto luce su alcune questioni che magari potevano trarre in inganno l'ambiente terrapiattista, come la faccenda della densità, la quale da sola non può giustificare lo spostamento di un corpo dall'alto verso il basso. Abbiamo visto che dire che l'acqua è a livello non è un'affermazione, non è una prova schiacciante della terra piana. E quindi qui hai smontato i quattro quinti delle argomentazioni terrapiattiste. Con fatto ripasto delle superiori, delle elementari. Però lui rimane convinto che è piatta. E basta. Scusate, ma con ha detto abbiamo visto un discorso che riguarda una legge fisica, nel senso che hanno ricercato su Wikipedia la definizione, perché non sono capaci di andare a studiare un argomento di fisica e comprenderlo. Quindi è sempre una loro interpretazione personale. No, abbiamo visto, vuol dire che l'ha spiegato Silver. Certo. No, ma c'è una cosa importante qui che dobbiamo capire, che queste persone vanno a fiducia, nel senso accusano noi di andare a fiducia, però a fiducia ci vanno loro, perché Silver parla, dice cose, va bene, nessuno verifica, nessuno critica, nessuno, ma questo numero da dove l'hai preso, ma sto calcolo come viene fuori, zero. Mi sembra fidarsi. Sono persone che accusano gli altri di andare a fiducia e poi vanno a fiducia loro, sempre. Se gli sta simpatico una persona, danno per buono quello che la persona dice. Non c'è un raziocinio nel cercare di comprendere che cosa questa persona sta dicendo, ma adesso lo vedremo. Comunque in chat c'è una domanda da Duca Atreides. Atreides. L'ho letto alla francese. Antichità. Come facevano in passato, senza le attuali conoscenze fisiche, a prevedere eclissi di sole e luna? Si prevedeva con la ripetitività, nel senso che venivano trascritti sti passaggi delle eclissi, si notava che c'era una certa ripetitività e quindi consideriamo anche che quelle che osservavano erano quelle in un certo territorio, non è che avevano come oggi la possibilità di guardare tutti i fenomeni su tutto il pianeta. Certo. Ad esempio, a destra domani ci sarà un'eclissi qui, a voi che state in Italia, ma cazzo, qua non ci si vede niente. Quindi, noi non avremmo potuto osservare senza saperlo. La nazione. Fossimo stati in Grecia. Mentre Banana ci dice che siamo... Studiamo davvero... Non ripetere una Fred, c'è un tizio da ripulire la chat. Togli su Gregorio il delicato. Sì, un simpaticone. Poi più sopra Barbara diceva che loro sono pappagalli, noi ripetiamo quello che dicono i libri del sistema corrotto che schiavizza l'umanità. Mamma mia, siamo schiavi dell'umanità, del sistema corrotto che schiavizza l'umanità. Sì, ma pure dagli retta questi personaggi. No, ma fatti neanche. Vale la pena. Stanno là, fanno da sapere, pupazzetti curiosi che stanno come soprammobili. Ma lasciali in pace. Sì. Ma perché l'acqua potrebbe anche essere a livello su una sfera, ma curvare intorno alla sfera per via della gravità, se questo modello fosse veritiero. Sappiamo che non è così. Ma abbiamo cercato di toccare alcuni temi un po' più controversi, un po' più difficili, e abbiamo cercato di fare chiarezza. Sì, sì. Abbiamo parlato della forza di Coriolì,
che è una forza apparente che dovrebbe manifestarsi su una sfera rotante, ma che semplicemente non si manifesta perché noi non viviamo su un supporto, su un riferimento rotante. Si manifesta. Perché la Terra è... manifesta, cioè abbiamo i tornadi, ci stanno i tifoni, ci stanno le... si manifestano proprio perché c'è quello lì. Se vai preciso all'equatore, tornado o roba così, non ce li hai. No, se, appunto, sono fenomeni che si creano proprio a ridosso dell'equatore, perché proprio ci è lì che si crea un pochettino di... c'è un differenziale particolare in quella zona lì. Sì, è bello che al nord dell'equatore girano i tifoni, i tornati girano in un senso, e al sud girano nell'altro senso, proprio perché c'è Coriolì. Ah, non è perché c'è un ingranaggio che si incrociano, i dentini che fanno muovere. È magnetico. Non è meccanico, è magnetico, ok. Se i terapeutisti mi portano una di queste cose che girano in senso opposto, forse inizio a dargli ragione, ma non esistono. Basta prendere proprio lo storico di tutti i tifoni tornati e girano tutti coerentemente secondo Coriolì. Ferma. E questo è comprovabile da tutti e soprattutto non c'è nessuna prova del contrario. Abbiamo fatto vedere che si verifica strumentalmente, ci sono sia le girobussole che funzionano esclusivamente grazie alla rotazione terrestre e alla gravità terrestre, altrimenti non funzionerebbe. Abbiamo verificato con i giroscopi normali, con i girodirezionali, meccanici e elettronici. C'è X-Wing che addirittura ne ha realizzato uno, e questi personaggi lo hanno infamato in tutte le maniere, dicendo che era un imbroglio, nonostante X-Wing si sia messo a disposizione per mostrargli come realizzarlo, cosa ci sta dentro, qual è il software da utilizzare. Sono personaggetti così che abbiamo imparato a conoscere, che... ma come al solito sarà un software corrotto dalla NASA, dai. Sì, è una cosa fatta in casa, ma che l'ha realizzato X-Wing per fatti suoi, cioè... sono imbarazzanti questi personaggi qua, capito? Ma andiamo avanti, perché dobbiamo entrare nel vivo della questione qui. Mario, abbiamo parlato dell'accelerazione centrifuga, che poi ci è stata utile nell'ultima puntata in cui abbiamo sviscerato. Aspetta, questo dice magnetismo. Ma stai rispondendo a me? No, è uno dei nostri, fra virgolette. No? Ah, okay, tranquillo. Okay. Probabilmente rispondeva qualcuno in chat. Scusate, ma io ogni tanto tengo l'occhio e penso che sia collegato a quello che sto dicendo. Ma... sviscerato alcuni problemi sulle orbite. Quindi questa famosa narrazione di uno spazio vuoto, dinamico, fantasmagorico, in cui pezzi di roccia ruoterebbero intorno ad altri pezzi di roccia, diciamo, presenta numerosi problemi, e l'abbiamo evidenziato la settimana scorsa, no? Quello che osserviamo, facciamo predizioni e tutto quanto. Mettiamo in orbita noi dei satelliti e sappiamo esattamente come farlo. Abbiamo dei satelliti geostazionari che ci permettono di fare verifiche sul clima terrestre. Abbiamo satelliti che ruotano a quota più bassa per usare il GPS. Ci sono quindi i satelliti naturali dei pianeti che si possono osservare. Ci sono i satelliti naturali dei pianeti che possiamo osservare. Con i telescopi si vedono, di notte in notte si vedono che si muovono. Anche banalmente di Titano, se sai mettere a fuoco, attenzione. In Galilei ha fatto le sue uscite proprio perché con un telescopio leggermente più potente, un telescopio costruito con un po' di perizia, era riuscito a avere i satelliti di Giove, se non sbaglio. Purtroppo per Gabriele queste rotazioni attorno a masse esistono, di masse attorno a masse esistono. Sono visibili. Si osservano. Vabbè, loro hanno le fotografie, le riprese sfocate che non sanno nemmeno mettere a fuoco. Quindi... È un problema vostro, però. Sì, è un problema loro. Certo. No?
ci sono queste orbite ellittiche che non hanno alcun senso, no. C'è il fatto che girando intorno al Sole dovremmo sentire un'accelerazione centrifuga, ma e non sentiamo. Ma no. Perché? Perché siamo fermi. Ma se ma questo, non... te l'ha spiegato, questo te l'ha spiegato Mastro Silver l'altra volta, se non senti nulla ruotando con la Terra a livello di forza centrifuga, cosa vuoi sentire ruotando attorno al Sole? Hai bisogno Ma poi assolutamente le orbite ellittiche sì che sono ripetibili. Cioè io personalmente ho sviluppato nelle scorse settimane un codice Python che inserendo alcuni dati tipo ad esempio la massa del pianeta dell'ospite, tipo se hai un sistema stella-pianeta, inserisci la massa della stella, la massa del pianeta, la temperatura della stella, l'albedo per calcolare poi la temperatura del pianeta, il tempo di rivoluzione e altri dati hai le orbite. Se posso far vedere alcuni risultati magari che questa sono... è la mia simulazione che sta andando avanti, guardate sì. Preciso sullo spot. Fede, se posso far vedere alcuni risultati delle mie simulazioni per appunto queste orbite che sono molto vicine alla realtà, appunto. Sì, ma... Sì, ma aspetta, le cerco e le apro. Apri questa. Per capirci, le simulazioni di cui parla Gond applicano proprio delle forze gravitazionali e vengono fuori delle orbite ellittiche, perché se tu aumenti leggermente la velocità orbitale non è che te ne vai per la tangente, inizi semplicemente a creare un'orbita ellittica. C'è tutto il passaggio di coniche per arrivare a una velocità di fuga dall'orbita di un pianeta. Non è che se c'è la velocità per orbitare su un'orbita circolare, poi appena aumenti un pochettino scappi. Non funziona così. Appunto, allora, io ho iniziato a condividere l'immagine, si vede? Sì. Allora, questa appunto è la simulazione che ho fatto con il Sole al centro del sistema e poi questo cerchio azzurro sarebbe l'orbita della Terra, che è pressoché una circonferenza attorno al Sole. Ho messo il perielio, che è quasi un'unità astronomica, e l'afelio, che è poco più di un'unità astronomica. Le velocità in afelio e perielio combaciano con la realtà, e anche la temperatura se fosse un pianeta senza atmosfera, e anche il raggio minimo della zona abitabile del Sole e quello massimo. Quindi, cioè, con i calcoli si può fare questa cosa. L'unica cosa che è, diciamo, un po' fallace, tra virgolette, che ho messo per semplificare i calcoli, l'eccentricità come input invece che un calcolo diretto, in quanto calcolare l'eccentricità è un vero casino per i calcoli che implica. E allora, questa era quella del Sole della Terra, e per... Vuol dire che comunque non stiamo parlando di chissà quali eccentricità, non è che spesso vediamo sui libri delle ellissi super schiacciate, sì, no, spesso no. Sono anche viste... viste astronometriche, ma in realtà l'orbita della Terra attorno al Sole è veramente, c'è un'eccentricità bassissima. Ecco, ora hanno messo una con un'eccentricità molto alta, è la cometa di Halley, che orbita attorno al Sole, appunto in perielio è possibile vederla anche dalla Terra, qua appunto è, diciamo, interseca la zona abitabile del Sole e finisce a 0,5 unità astronomiche. Ovviamente queste arrivare... le comete loro non sanno cosa sono, perché lo spazio non esiste, non si domandano come facciamo noi a sapere quando tornano queste comete, cioè non sanno nulla. Per loro stelle cadenti e probabilmente anche le comete sono pezzi di ghiaccio che si formano sulla cupola per condensazione, che si staccano e cadono. Sì. O messaggi divini, chi lo sa.
Vabbè. Ecco, poi in perihelio appunto la distanza è diversa di tipo 0.7%, e la temperatura però combacia, cioè quando sei in perihelio hai la cometa che ha 84 gradi Celsius di temperatura, quindi appunto fa la scia perché inizia a fondere il ghiaccio sopra, mentre in afelio hai 1226 gradi Celsius e quindi comincia a ricongelarsi. La temperatura, la velocità aumenta in perihelio ovviamente. E queste, cioè, i calcoli ci sono, ed è pure facile farli. Sì. Sono fatti Ma soprattutto adesso tu hai fatto questa cosa a livello matematico, ma in realtà ci sono anche simulatori che mettono dinamicamente i corpi ad agire tra di loro con una velocità iniziale. Ci sono dei programmi che ti fanno veramente le simulazioni in base applicando la forza gravitazionale. E si vede tranquillamente, si può simulare tranquillamente il comportamento, queste famose orbite ellittiche. Andiamo avanti, perché sennò sì. Voglio vedere la ciccia, voglio vedere i calcoli, queste sono chiacchiere. Gond, fai la prossima volta fai l'emulazione. Scusa, fermo, nonostante quello che si affannano a dire da ormai centinaia di anni. In 6 minuti abbiamo ha parlato solo di Sole e Luna, e abbiamo fatto l'altro vedere come, per esempio, bocca. All'alba e al tramonto la luce si manifesta in una maniera anomala, difficile da spiegare nel modello eliocentrico. Ma che cosa? Ma ti ho fatto io la dimostrazione che è normalissimo. Perché si concentra intorno ad un unico punto da cui sorge e tramonta il Sole. Che significa? Ah, ho capito. Sì. C'è il discorso che lui si aspetta che il cielo si illumini completamente, invece si crea una sorta di cerchio. È assolutamente normale perché appunto siamo su una terra sferica e anche l'atmosfera è una sorta di calotta sferica su di noi, quindi il sole è normale. Nel frattempo leggo di scienziati che si suicidano. Questo si è visto il problema dei tre corpi, forse, e che fiction, giovani, quella è fiction, non è roba vera. È incompatibile con il modello eccentrico. Scusa, Giuseppe, devi sempre tenere presente che sti personaggi credono alla storia che noi massoni, per obbligo di verità, tutto ciò che orchestriamo nell'ombra lo andiamo a rivelare in film, telefilm, fumetti e quant'altro. Mm-hmm. Quindi che è stato realizzato il fumetto e il cartone animato, come che si chiamano? Teen Titans, quello dei giganti? Esistono, è stato fatto per rivelare la vera esistenza dei giganti. Peccato che tutti i film e cose. No, questi ci credono per davvero. Cioè, non lo so che ci credono per davvero, ma perché credono a sta cazzata? Sì. Peccato che quando si fa un film sulla Luna non ci credono. Vabbè, ma loro vanno un po' come cazzo gli pare, quindi. Andiamo avanti, voglio la ciccia. Quindi abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti che secondo noi meritavano di essere trattati in questa sede. Io ringrazio Silver per questa galoppata che abbiamo fatto insieme in queste ultime settimane. Sicuramente faremo altre puntate insieme per commentare tutto quello che è stato detto. Quindi a partire dalla prossima apriremo al confronto con chiunque voglia candidarsi e cercheremo di rispondere ad alcune domande che ci siamo lasciati alle spalle, anche per una questione di tempo. Oggi invece ci concentriamo sulla famosa eclissi solare che ci aspettiamo di vedere l'8 aprile e che, per come si manifesterà, a nostro avviso, smentisce totalmente il modello eliocentrico. Quindi parleremo di quella che sarà l'eclissi del modello eliocentrico. Dico bene, Silver? Dici benissimo, smentisce. Gabriele. Oh, ha parlato finalmente. Intanto complimenti per aver riassunto così bene tutto quello che è stato fatto, che se ci pensi in sole 4 puntate siamo riusciti a fare veramente tanto, dire veramente tanto.
e sono contento che le persone abbiano avuto la pazienza e l'interesse di seguirci fino a questo momento. Oggi, visto che lo abbiamo accennato le scorse volte, ci concentriamo qualche minuto su quella che è l'eclissi che avverrà l'8 di aprile. Concentriamoci. Che ci dicono inizierà nell'Oceano Pacifico, entrerà poi nel Messico, proseguirà per Stati Uniti, Canada, fino a morire quasi in Europa. Sì. Okay? Ecco, questo è il tragitto delle eclissi. Intanto lo faccio vedere, qui è su Time and Date, vedete? Sì. Perfetto, perfetto. Guardiamo pure l'animazione, vedete che parte lì da in mezzo appunto al Pacifico e si evolve e terminerà poi quasi verso l'Europa, insomma. Non ci arriverà in Europa, ma e farà questo percorso. La scorsa volta io avevo espresso dei dubbi sul fatto che un oggetto che noi vediamo andare da est verso ovest possa generare un'ombra da ovest verso est. Oddio, l'abbiamo spiegato un miliardo di volte. Un miliardo di volte, volte questa cosa. C'è la sorpresa, aspetta. E avevo espresso dubbi sul fatto che comunque possa venire con questa traiettoria. Hai verificato? Sì. Hai verificato, hai messo gli oggetti... Sì. Hai messo gli oggetti nelle posizioni giuste? Fallo parlare. Sì, no, ma scusa un attimo. No, è giusto per rammentare, no? Sta seguendo esattamente la traiettoria giusta. Simulato con i dati presi da Time and Date e presi in giro. Sta andando esattamente secondo la traiettoria giusta, secondo i tempi giusti. Se volete vi do il file che ho fatto per fare questa cosa qui. Ma sta andando in che senso? Non è prevista per domani? Sta renderizzando adesso. Ma è prevista per domani però? Tra 24 ore, no? Cos'è? No, sono i dati che ho recuperato da internet per fare il modello tridimensionale mettendo le cose nei posti. L'ho iniziato a fare un po' prima di oggi pomeriggio. No, intendo dire quando sarà reale questa cosa. Domani. Ok. Quindi, sono dati anticipati. Okay. È un modello predittivo, come si suol dire. Sì. Ora ho fatto i calcoli. No, chi ha usato Sarros? Dillo ancora una volta. Non ho usato Sarros. Sarros, okay. non le fai queste cose qui con Sarros. Ma perché i terapeutisti non ci fanno vedere una volta come si usa questo Sarros? Perché non sono capaci, parlano, non fanno mai nulla. Sappiamo farlo, è semplice dirlo, ma sì. Mostrarlo? Mai, non fanno mai niente. E avevo espresso dubbi sul fatto che comunque possa venire con questa traiettoria. E lo stiamo facendo. Ora ho fatto i calcoli, li andremo a vedere e mi devo assolutamente ricredere, nel senso che con un modello fatto in scala e con numeri alla mano, nel loro modello è coerente e anzi è necessario il fatto che l'ombra sia... cioè che vada da ovest verso est. Quindi... E qui funziona. Quindi... Ecco perché siamo desiderosi di parlare con te, caro Silver, perché parti da presupposto, cioè quando ti rendi conto di sbagliare lo ammetti, a noi ci piace questa cosa. Quindi noi... Ma lui è religioso. Sì, lo so, però quando... No, è una persona che se tu gli spieghi le cose le capisce. Fai. Le capisce, è uno permeabile alla logica, secondo me. Per questo saremo veramente contenti, ecco. Funziona. Quindi che vada al contrario. Quindi, laddove eventualmente ci siano delle eclissi che vanno da est verso ovest, anche se di poco, allora lì è
hanno un problema, perché non dovrebbe esistere una... Ma anche no. Che significa anche per di poco? Anche di poco? Non capisco. Sta accennando a quelle che svirgolano verso la cambiano direzione. Sì, ma bisogna verificare caso per caso come funziona, non è che così. Anche qui dovrebbe usare un modello in scala, numeri alla mano, come ha detto poc'anzi. Ehi, da quanto tempo? Ciao, sciamano. Ciao, sciamano, buonasera. Ciao, non ti conosco io. Quindi, bentornato allora. So che sto dicendo, l'altra volta sono stato tratto in inganno da una percezione, quindi mi sto correggendo, calcoli alla mano, è giusto che sia, ed è coerente col loro modello, il passaggio da ovest verso est dell'ombra. Fallo anche per altre... Quindi, per altre scusa Silver, ricapitolando... Com'è? No, dico a lui, fallo anche per eclisse lontane da quelle dall'equatore, che magari vedi le svirgolate all'indietro. Ma quello che non capisco io è che hai avuto questa allucinazione che non funziona, ti sei accorto che funziona, perché cerchi altre scuse per dire che non funziona? Quello non capisco. Perché soprattutto si decidessero a spiegare come avvengono le eclissi sul loro modello. Perché ancora siamo fermi a la Luna si spegne, ma gli eclissi solari ancora non hanno spiegato come cavolo avvengono. No, ma come diceva Cassette Istantanee, loro non sono terrapiattisti, sono non terrasferisti. Non ce li quello frega. Quello che sono, sono, che ci spieghino come avviene sul loro modello. Ma non lo sanno. Non lo sanno, ci stanno quelli che dicono cose e poi ci sono i pappagalli che ripetono, è sempre così. Io mi sono preso i dati, sto facendo la simulazione, torna precisamente negli orari giusti, torna tutto. E questo no, perché secondo noi il modello non funziona. Dove sta la verifica? Comunque andiamo avanti, sentiamo questi calcoli. L'altra volta era stato detto che l'ombra avrebbe dovuto muoversi da est verso ovest, quindi stiamo ritrattando questo argomento. Ho detto che mi sarei aspettato quello, non avevo ancora fatto i calcoli, quindi non l'ho voluto dare per assodato, però mi aspettavo quello. Ho sicuramente fatto capire che mi aspettavo quello. Quindi su questo possiamo fare un passo indietro, però ci sono ancora parecchie questioni che non tornano relativamente a questa eclissi, e ora le andremo a vedere. Ma prima di proseguire, volevo... No, notavo che il tizio che il cui messaggio è in sovraimpressione è quello che parla adesso in chat. Sì, che poi non dice che, poi che hanno un modello in lavorazione. Che poi questi due non c'hanno niente a che fare con i riflessi sulla Luna. No, è fantastico. Quale modello, Kino? È quello che sta la proiezione della Terra nel cratere lunare. Ste cagate qua. Ah, quel modello lì. Sì, ma è quello. Sì, è un riflessista. Portare la vostra attenzione sugli eventi che stanno per avere luogo nei prossimi mesi. Quindi domenica 14 aprile farò una bellissima presentazione, una conferenza sulla Terra piana, Orbis Terrarum. Ma dire fantastica presentazione, più che bellissima. Ponte a Elsa, vicino Empoli. Quindi coloro i quali possono partecipare vicino Empoli, ci sarà questa bellissima Revelatio, faremo un bellissimo Revelazio. Incontro e ne parleremo per diverse ore. Che palle! Poi c'è l'altro... Che palle! Ma che Revelatio di che cosa? Che non ci capisci nulla. Diverse ore. Non ci mangiasse bene. Revelatio. C'è la San Montana. Il gelato c'è la San Montana a Empoli. Fai una capatina. C'è lo sponsor San Montana? no, dico a Empoli. Non lo so, è San sicuro Montana. Che c'è il grasso animale nella San Montana. Non dico così che ci denunciano per essere stati associati ai terapeutisti. Altro evento molto importante che si terrà sabato 11 maggio insieme ad Albino Galuppini, che è un noto interprete di questi temi, uno dei più famosi terapeutisti d'Italia. Insieme ad Adrian Von Wild, che è una nostra vecchia conoscenza, un olandese molto preparato. Olandese volante. Che ci parlerà di quelle che sono le sue teorie in merito al sistema eliocentrico. In olandese ne parliamo. Io parlerò di terra piana e Albino parlerà di storia. Quindi i famosi
1000 anni che cagate, sarebbero stati aggiunti alla nostra storia. Ecco, scusate, volevo fare un attimo una panoramica di questi lo dice Galuppino, Galuppini, allora deve essere così per forza. Anzi, ricordatevi 14 aprile ad Empoli e 11 e maggio a Reggio Emilia. È un agricoltore forse. Paleobiologo. Okay. Ehi. Cioè, dopo di Palermo e Milano è uno dei terapeutisti più perculati. Sì, sì. Ma non da noi. Dal resto dei terrapiattisti, praticamente dopo quelle due buffonate tutti quanti hanno preso le distanze da loro. Sì, sì. E ogni tanto qualcuno se lo piglia e ci fa qualche ascolto. Sì, sì, fa pandam col palco, dai, cioè, una nota di colore alla scena. Per stessa affermazione di Albino, lui è così convinto della piattezza della Terra che non ne parla più. Lui parla di giganti, adesso si è messo con questi 1000 anni che secondo lui mancano. Lui parla più di Terra piatta perché è talmente convinto dell'argomento che ha smesso di parlarne. A me manca Calogero, ragazzi. Portone grande. Lo rivoglio. Grande. Lo rivoglio. Sotto. Ma adesso andiamo avanti. Torniamo alla nostra eclissi. Perfetto. Allora andiamo avanti. Io ho preparato un documento sintetico, quindi cercherò di spiegarlo per renderlo fruibile un po' a tutti. Metti a 1,25. Chiederei se è possibile. Siamo pronti. Metti a 1,25. Ok, allora. 1,25? Sì, dai. Credo che... Mettiamo un documento per seguire meglio il ragionamento. Allora, ci saranno delle scritte in nero, la maggior parte, alcune in rosso. I numeri in rosso sono i dati certi, sono i dati reali, mentre i dati in nero sono dati che si ricavano o comunque non possono essere dimostrabili. Iniziamo subito con tempo reale dell'eclissi, ripeto, da quando inizia l'eclissi parziale in mezzo al Pacifico, a quando termina l'eclissi parziale. Nell'Atlantico, stiamo parlando di 7 ore e 10 minuti. Dove l'hai preso sto numero, giovane? Dove l'hai tirato fuori? Da dove l'hai tirati fuori queste 7 ore? Parla di parziali, però. Parziali, che significa parziale? Conterà anche la penombra, che ne so. Ma contando la penombra, non ci arriva nemmeno per sbaglio a 7 ore. Dove l'hai presi? Silver, dove l'hai presi queste 7 ore? Ecco perché urge che ti confronti, perché tiri fuori i numeri. Da dove Magari questo? lo dice fra un attimo, dai, vediamo. Sentiamo, ma io l'ho trovato la durata, però ho messo una cosa in condivisione, se vuoi. Ma ci sono, eccolo qua. Allora, questa è la tabella dei cicli di Saros. Aspetta che la metto grande, se no non riesco a gestirla. Questa è la famiglia, tutta la famiglia di Saros dell'eclissi che ci sarà domani. E l'eclissi che ci sarà domani è questa qua, 8 aprile 2024. Durata 4 minuti e 28 secondi è la durata singola nel punto locale. Singolo. Vediamo se si riesce a risalire allora. Allora, calendario, latitudine, lui dice 107. No, ma io lo dico perché i dati dell'inizio alla fine dell'eclisse si sanno, non è che non si sanno, si sanno con una certa precisione, quasi al secondo si sanno. A UTC 18-18-29, me la mette qua. Saros, non Soros. Saros. Delta T... Non trovo la durata, non c'è la durata. Ah, vabbè, niente, la calcoliamo diversamente allora. Sì, ma di nuovo, dove l'ha preso sto valore? Probabilmente lui ha fatto il conto nella località che ora inizia e poi ha guardato nella località dove finisce che ora è, e probabilmente non ha tenuto conto del fuso orario. Sì, si ipotizzava anche questa cosa.
Romagna. Andiamo avanti. Partiamo con 7 ore. Adesso tra un po' lo vediamo che 7 ore sono campate in aria. 7 ore. Non lo dice nessuno, 7 ore. Certo. Questo siamo sicuri che capiterà così. In quel lasso di tempo, nelle 7 ore e 10 minuti, la Terra dovrebbe aver fatto un giro di 107,5 gradi. Sì, però, cioè, scusatemi, se uno già parte col dato che è sbagliato, è ovvio che poi tutto ciò che dice basato su quel dato è fallato, è falsato, insomma. Allora, scusatemi, prima di andare avanti con lui, capiamoci, perché ci sono i dati dell'eclissi. Di schermo, ecco qua. Allora grandiamo un pochettino. Simbologia, diciamo. Grandiamo un pochettino. Questo è Total Solar Eclipse dell'aprile, 8 aprile 2024. Qua ci sono i dati. Qua ci sta. External contacts of penumbra, questa è quella proprio dall'inizio alla fine, compresa la penombra, e questa è quella con l'ombra, solo con l'ombra. Parte dalle 15:42 alle 20:52. Sono 7 ore? 15, no. 16, 17, 18, 19, 5 ore e 10. 5 ore e 10. Sono 5 ore e 10. Complessivamente compreso di penombra. Senza penombra, solo ombra, abbiamo dalle 4:38 alle 7:55. 4:38, 5:38, 6:38, 7:38. 3 ore e un quarto, dai. 3 ore e un quarto. Ste 7 ore, Silver, dove le hai tirate fuori? Se vuoi verifichiamo pure su Time and Date, ci facciamo la carrellata. Facciamoci la carrellata su Time and Date, condividi schermo, time and date, share, day and night, siamo, questo è l'UTC se non metto nulla, giorno di domani, abbiamo detto che comincia alle, compreso penombra, alle 15:42, quindi qua mettiamo 15:42, change time, addirittura non si vede nemmeno che parte, stiamo proprio appena appena fuori, se mettiamo il 52 vediamo che comincia a entrare. Per gioco qualcuno lo ha visto su Stellarium? Eccolo qua, vedi che sta entrando adesso la penombra, quindi l'inizio corrisponde precisamente quella al dato che ho appena dato. Quando esce alle 20:52, mettiamo 20:52, 20:52, guardate, ecco, sta uscendo l'ombra, sta uscendo, quindi anche Time and Date corrisponde esattamente a quello che ho appena fatto vedere. Voglio vedere con l'ombra quando entra e quando esce. Entra alle 4:38. 4:38. Oh, sta entrando l'ombra. Questo lo piglia molto. Alla Terra l'ombra sta entrando di taglio sulla superficie terrestre, quindi allungata, ed esce alle 17:55. No, di più. Entra ed esce sempre di 19:55, scusate, 19:55. 19:55, change, e sta uscendo, quindi anche qui è molto di taglio e quindi sta uscendo. Silver, torna tutto, torna Time and Date, tornano gli altri dati che si trovano online, torna la mia simulazione che sto facendo con questi dati geometricamente in un software 3D. Di che parliamo? Magari si può vedere anche su Stellarium, si fa capire.
fissi. No, ma intanto non capisce niente, Dave. È inutile, è totalmente inutile. Ma che c'entra, Dave? È giusto perché ho visto il messaggio. Cioè, finisce là, è finito il discorso. Tu stai dando un valore di settore che non sta da nessuna parte. Non sta da nessuna parte. L'ora effettiva, se ci riferiamo all'UTC, da quando parte a quando finisce, compreso di penombra, sono 5 ore e 10, 5 ore e 20. Se prendiamo solo ombra, 3 ore e un quarto. Teniamolo a mente per poco. Teniamolo a mente. Ok. Altra considerazione, la velocità dell'ombra della Luna misurata a Terra sarà di circa 2000 km orari. Anche questo è un dato di fatto, ok? Capiterà così, ne siamo già tutti sicuri. Perché sempre... è un valore medio, ma sappiamo che l'ombra si produce su una superficie sferica, quindi accelera e rallenta e riaccelera. Considerando la superficie, quindi prendi un valore medio, ma è molto grossolano. È capitato così, visto che le eclissi sono prevedibili grazie al ciclo di Saros, quindi le conosciamo bene, e loro stessi la prevedono così, 2000 km orari, quindi anche questo possiamo darlo per certo. No, con Saros non lo fai questa roba qui, quello che sto facendo io. Bugia. Saros, non trovi il tracciato dell'ombra sulla superficie terrestre. Quindi finiamolo con questa storia che utilizzi Saros. Ora, che cosa significa? La velocità media delle eclissi, in teoria, quale dovrebbe essere? Lo spazio, quindi il diametro della Terra più i 100 km all'incirca dell'orbita, che sono i 12.842 km, diviso le 7 ore e 10 minuti, e da all'incirca da 1800 km orari. Ecco, queste 7 ore. Ora, come vedete, c'è già da qui c'è circa un 10% di... Dividilo per 5 ore. ...incoerenza 10. Tra le velocità, tra quello che ti aspetti. Vedrai che 3.000... 2.000 ci arrivi. È quello che loro dicono. Però diciamo che stiamo ancora all'interno di una tolleranza, secondo me, accettabile. Non ho capito, che tolleranza. Velocità sarebbe questa? Perché comunque... Di spostamento dell'ombra. Le distanze, se vuoi... Fa un confronto con Silver Gabriele? Se Silver si vuole confrontare, sì, con Gabriele non ho nessuna intenzione di... Si è visto come si comporta Gabriele. È proprio una persona falsa, quindi non vale la pena. Cioè, viene qua, si viene a fare la... Viene a dire no perché te lo insegno io come funzionano le cose, come funziona la girobussola. Non sa nulla, vuole fare il professore, mente dicendo che la girobussola funziona sul magnetismo. Francamente ho poca pazienza con persone di questa risma qua. Se Silver si vuole confrontare, possiamo confrontarci qua, possiamo confrontarci dove gli pare lui, tranne che da questo soggetto qua sopra, che per me è veramente un... forse uno dei peggiori, perché sfrutta la sua figura... Di persona per bene, che parla bene, che si comporta bene per portare avanti queste idiozie qua. Quindi non ho molta tolleranza con questi personaggi. O le velocità, se voi andate in diversi siti, troverete diversi valori. Quindi siamo sempre tutto sul circa e quindi lo accettiamo, va bene. Ora, qua arriviamo un po' al succo della situazione. Ho fatto un'analisi della velocità, secondo la velocità tangenziale dichiarata sui siti internet, e poi una velocità, un'analisi sulla velocità angolare, che noi conosciamo bene. Se voi cercate velocità della Luna, viene fuori 3.680 km orari, come dato medio, o come dato circa. Questo però che cosa significa? Che se la Luna proietta un'ombra sulla Terra di 100 km orari, la distanza che può percorrere al massimo prima che questa ombra esca fuori dalla,
dalla proiezione sulla Terra, sarà quindi di, del diametro della Terra, 12.742 chilometri più i suoi 100 chilometri, e quindi all'incirca di 12.842 chilometri. Ora, con la velocità dichiarata di 3.680 chilometri orari, la Luna in teoria dovrebbe avere un tempo di eclissi che è soltanto di 3 ore e mezza. È quello che abbiamo fatto. Quando, come vedete nel disegno, da sinistra a destra, da quando tocca la Terra, quando esce completamente quell'ombra, secondo le velocità che loro ci dichiarano, loro, dovrebbe impiegarci circa 3 ore e mezza. Infatti, infatti quello ci impiega. Scusate il ritardo, ragazzi. Scusate. Torniamo. Quello ci impiega. Qua, dalla penombra ci impiega 5 ore e 20, e qua, dalla sola ombra, 3 ore e un quarto. 3 ore e un quarto. Pazzesco, a fare un calcolo approssimativo. A fare un calcolo approssimativo ci siamo abbastanza precisi. Di che quindi parte? Altro che 7 ore. Eh? Altro che 7 ore, quindi. Altro che 7 ore, ma dove gli è uscito queste 7 ore? Avanti. Se scendi sotto un pochettino, quindi andando ad analizzare la velocità angolare, quindi è stata scendendo un po' che fa vedere bene l'altro disegno. Ok, un pochettino più in alto, se no non leggo più. Grazie. Allora, ho rifatto poi un controllo, quindi ho rivisto i numeri anche dal punto di vista della velocità angolare. Come vedete, la velocità angolare della Luna di 0,55 gradi per ora è un altro dato certo. E ho preso come riferimento un mese siderale, perché devo considerare solo un chilo perfetto. E quindi nel tempo, certo, che stavo notando la qualità dei messaggi di questo, la Luna dovrebbe percorrere un angolo quasi 4 gradi sia qui che lì. Ora, se invece andiamo a calcolare quello che dovrebbe essere il tempo teorico dell'eclissi, poiché la distanza della Luna varia da un minimo massimo che vedete lì, quindi 358.000 chilometri e 405.000 chilometri, anche se quel giorno secondo Time and Date sarà attorno ai 359.000 chilometri, e la velocità, il tempo teorico che è dato dall'angolo che va a coprire diviso la velocità angolare all'incirca 3,7 ore, cioè quindi 3 ore e mezza anche lì. L'analisi della velocità angolare è molto coerente con la velocità tangenziale, quindi secondo anche questo modello di velocità angolare, in 3 ore e mezza la Luna ha coperto tutta la Terra. Anche secondo questo modello, 7 ore e mezza sono eccessive, cioè la luce, la ombra della Luna va fuori dalla Terra, non può essere proiettata sulla Terra. Questo è quello che ci dicono, i numeri, e qua non mentono. I numeri non mentono, tra l'altro. No, sono 7 ore che è una menzogna, perché non lo dice nessuno 7 ore. Chi l'ha detto 7 ore? Lui. Da dove l'hai tirato fuori queste 7 ore? È quello il problema, che se tu vieni qui, ce lo dici, ma tu qui non vieni, capito? E ringrazio veramente tutti quelli che hanno avuto premura nei miei confronti, che mi hanno segnalato i video. In uno di questi video, anche se qui non facciamo in tempo a farlo vedere, magari lo segnaleremo nei commenti, e c'è stata proprio una creazione di una prova in scala di questo modello, e si è visto come effettivamente l'ombra della Luna sarebbe proiettata fuori dalla Terra in breve tempo, più o meno nella metà del tempo in scala. Quindi anche dal punto di vista esperienziale dell'esperimento accade questo. L'ombra della Luna non può, essere coerente con quello. Ma chi l'ha fatto? Dove? Lì ho messo delle velocità di controllo. E quindi, che cosa? Brevemente abbiamo... Ha fatto Mastro Ciliegia, Mastro Geppetto. Chi l'ha fatto? Come l'ha fatto? Hanno preso una mela, ci hanno fatto la proiezione su una mela. Come? Dove? Mostrate queste cose. Cioè, uno può stare appresso a... Ho sentito dire... Ha fatto a mio cugino, ti devi fidare. Ma poi, 7 ore, qualcuno di questi pellegrini che segue queste live dice qualcosa? 7 ore? No, nessuno che fa... Nessuno che dice nulla, nessuno che verifica, nessuno che si va a vedere se Silver sta dicendo un valore giusto, sta dicendo un valore sbagliato. Non entriamo nel merito dei calcoli, perché... Figuriamoci se non verificano le 7 ore e 10 minuti dell'inizio, figuriamoci se verificano i calcoli.
Cioè, e qua sta il problema, giovani, giovani, qua voi andate a fiducia, uno se ne esce, dice una cosa e tutti a crederci, a dargli supporto senza fare verifiche. Ecco come funziona la vostra struttura mentale. Andate a fiducia, non vi interessa il contenuto. Gli studiosi vengono uccisi, ragazzi, voi non potete capire. È in chat che cosa possiamo dire? Che i tempi non coincidono e la velocità dell'ombra della luna non è coerente, perché l'ombra della luna deve essere esattamente veloce quanto la luna. Ora scusate, ora lui, cioè lui si li sta autoasfaltando. Pure questo non è vero. Loro che sostengono le sette ore, però ora lui ha dimostrato che sono tre ore e mezza, come più o meno avviene realmente. Non è vero nemmeno che l'ombra della luna va veloce come la luna, perché la luna è un oggetto che sta tra il sole e la terra, ma la velocità dell'ombra è diversa perché viene amplificata dall'angolo con il quale viene proiettata sulla terra. È diverso, non ha la stessa velocità, non è una proiezione dove col sole e la luna che viaggiano in parallelo. Pure questo non lo so, niente. Perché il sole viene considerato fermo, la luna ovviamente la terra è dove viene proiettato, ma l'ombra deve essere... No, se il sole è fermo e la luna gli passa davanti, l'ombra proiettata non può andare alla stessa velocità della luna. Minimo sarà un po' più veloce. Abbi pazienza, cioè, ma si può fare... Prendi una lampada, facci passare qualcosa davanti e vedi se l'ombra sul muro viaggia alla stessa velocità dell'oggetto che sta passando davanti alla lampada. Ma non solo, devi aggiungere che la Terra sta rivoluzionando intorno al Sole dalla parte opposta in cui sta rivoluzionando la Luna, quindi devi sommare anche quella velocità. Certo. È nel punto dell'orbita in cui sono opposte le due velocità. L'ombra viaggia perché comunque la Luna passa la Terra, passa davanti tra Sole e Terra, quindi l'ombra necessariamente poi deve viaggiare un pochettino più veloce dell'ombra della luna. È un pochino più veloce nel punto in cui va più lenta, figuriamoci. Quando arriva ad essere allungata l'ombra, significa che sta andando molto veloce, sta accelerando parecchio. Non so, si proietta su una superficie curva, quindi ancora... si allunga. Perché abbiamo visto quelle ombre allungate? Perché la proiezione dell'ombra è di striscio sulla superficie della Terra, perciò si allunga. Perché l'ombra si sta avvicinando al terminatore. Vi ricordate l'esperimento di Shedir con la lampada sul pallone da basket con le formine? Sì. Che visto da davanti è uguale alla formina, ma se lo guardi di lato si allunga tantissimo l'ombra. Sì. Shedir aveva fatto un video spettacolare su questa cosa. Sì, ma ci siamo messi... Abbiamo fatto pure una live dove io facevo c'era qualcosa, sì. Perché c'è stato un periodo che dicevano no, perché l'ombra di un oggetto proiettato sulla luna si deve necessariamente deformare. No. Semiase con l'arancio, mi ricordo. Sì, con l'arancia. Se la luce... Tipo una S, volevano la S a tutti i costi. Sì. Se tu stai guardando nella stessa direzione di proiezione, non lo vedi questa cosa qui. Spostare diversamente, con una velocità diversa. Certo. Faccio una piccola parentesi, se qualcuno mai si facesse la domanda. La sua sono coerenti 100 km di diametro dell'ombra? Noto. Vi dico sì, ormai ho calcolato anche la data. Con le distanze che danno loro quel giorno. Non capisco se è un complimento. Questo è quello dei pesci sulla testa, Ce l'ha. C'è i pesci in testa, pesci. C'è i pesci nella testa, lui, forse. Perché basta prendere in un altro giorno che non potrebbe formarsi l'ombra. Quindi sarà curioso andare a vedere i dati di Time and Date su altre eclissi. Ma su queste eclissi posso dirvi di sì, il cono d'ombra è corretto. Finiamo poi il documento e possiamo parlare liberi. Fai vedere solo la prima immagine
Questa immagine l'ho presa da Google Earth, quindi con i limiti del, del caso. Quando la, l'eclissi inizia, guarda, come dire, inizia in questa faccia, proprio lì in mezzo all'oceano Pacifico. La Luna in tutto questo, in cielo, la vedremo praticamente, dovremmo vederla ferma, perché si sposta, se no, da 2 a 4 gradi, 2 gradi per essere coerente. Che significa? Scusa, scusa però, posso... Sì, la Terra vuota. Posso far notare una cosa? Cioè, lui ha preso lo screenshot sbagliato, perché dal Sole la prospettiva, la Terra dovrebbe essere tutta illuminata, non si dovrebbe vedere il terminatore. Quindi lui che foto ha preso? Questa sarà la foto della fine, forse, la foto della fine. Della... No, c'è scritto, no, dovrebbe iniziare. È una roba casuale, una foto casuale. Sì, infatti, sì, cioè, la Terra dovrebbe essere completamente illuminata. È chiaro che se la vediamo dal per Sole... Per vedere la faccia, qual è la faccia. No, cioè, ma hai capito quello che ti voglio dire? Se lui vuol far vedere qual è, se lui vuol far vedere qual è la faccia esposta, non deve prendere questa immagine, deve prendere quella in cui il terminatore non si vede, in cui la Terra è vista proprio dal Sole e quindi è completamente rotonda. Ma qui non siamo, dal punto di vista non è tra Sole e Terra. Lo so, ma lui lo fa passare per questo, perché dice dovrebbe iniziare con questa faccia. No, non è questa la faccia. Sì, ma ha preso un'immagine a caso. Sì, infatti, ma non è l'immagine giusta. Senza rendersi conto che significa, insomma, dai, ho capito. Cioè, quindi secondo lui dovrebbe iniziare tutto da questa faccia base, secondo lui, o a mio cugino, lì siamo? No, ma diciamo che comincia sull'Oceano Pacifico, e va bene, come che c'è il terminatore o meno, poco importa. Quindi? 4 gradi andrebbe fuori, ma è coerente con i loro... tempo dichiarato delle 7 ore, no. Cioè, nonostante dopo 7 ore la faccia della Terra è quella che c'è dopo, ha girato di 107 gradi e... ma no, dopo 7 ore, ma no, è capita, fa tutto il suo ragionamento basato su queste 7 ore che non stanno da nessuna parte. Pure io posso fare un ragionamento basato su un dato sbagliato, non è che ho dimostrato qualcosa, ho dimostrato che non so prendere i dati per fare le cose. Quindi dovremmo avere l'Asia. Davvero non si capisce, e qua io è un grande invito a qualcuno che ce lo spiega, come l'ombra della Luna può andare a finire quasi in Europa. Te l'abbiamo spiegato. Filippi. L'abbiamo appena spiegato. 7 ore te le sei inventate, non lo so da dove ti sono uscite. Ste 7 ore, America Smontato diceva che, cioè, ne stavamo parlando, forse avrà preso gli orari dell'inizio della località d'inizio e l'orario della località della fine, cioè sì, ha preso pure, ci ha sommato i fusi orari tra i due punti, ma non penso funzioni così, devi prendere uno standard. No, devi prendere il tempo effettivo che passa all'inizio alla fine. Cioè, devi sceglierti uno dei vari dei 24 standard orari che ci sono e devi considerare sempre quello, no? L'orario della località di entrata e l'orario della località di uscita. Ma vai in UTC e via. Vai in UTC o in GMT, quello che ti pare a te. L'abbiamo visto quello sempre. L'ho mostrato su Time and Date che i valori dichiarati sono corretti. Cioè, si vede proprio... inizio e fine di ombra e penombra, cioè non è che ci si può sbagliare mezzo all'Atlantico, visto che la Terra ha cambiato così il suo aspetto in 7 ore e la Luna è praticamente quasi ferma in cielo. Ma non è ridicolo che uno fa un'intera comunicazione su un dato sbagliato? Mi dovete spiegare come è possibile in 7 ore. Ma è sbagliato, sono sbagliate le 7 ore. Cioè, non puoi fare una comunicazione su questo dato sbagliato. Facendo... È sbagliato anche il fatto che dobbiamo o qualcuno deve spiegare. Vatti a prendere i valori, vatti a prendere i dati giusti, come ho fatto io. Perché la distanza angolare che ha percorso è di 2 gradi, quindi grosso modo è lì ferma in cielo. Quindi questo è tutto il documento che ho fatto e secondo me è veramente lampante il fatto che i conti non tornano, lampantissimo, che il modello è sbagliato, ha degli errori,
madornali da qualche parte, quindi quello che ci dicono è sbagliato. Io non ho parole, cioè... ma capite, questi si fanno le live per fatti loro, non si confrontano. Quando escono fuori c'hanno quelli che fanno i pappagalli, sei un grandissimo, grande, chi è che non mette il like a queste robe qui? Nessuno che va a verificare queste 7 ore. Nessuno che verifica quenutazzi come cazzo ti chiami, le verificate tu queste 7 ore? O state solo lì a fare i pappagalli, a applaudire senza capire, andate a fiducia senza rendervi conto? Non ho capito la domanda di nessuno, sa. Ma la Luna gira in 24 ore come la Terra? No. Gira in 29 giorni. Un po' di più. C'è qualcos'altro, oggi chiudiamo un po' prima, cioè abbiamo un altro quarto d'ora di commenti. Non penso che abbia pure molto altro da dire, è palese, altro che palese che il modello è sbagliato, qua è palese che uno tira fuori un valore, non lo verifica, cioè, ma lo hai verificato sto valore? Come ti viene fuori? Non si sa. Ma come, io cerco i dati e non ci trovo 7 ore, tu trovi 7 ore, ci sei andato pure tu su Time and Date, hai trovato 7 ore su Time and Date? Io non lo so. Insomma, comunque il bello è sempre questo: loro, invece di dimostrare che una cosa dovrebbe funzionare sul loro modello, continuano semplicemente a dire che secondo loro non può funzionare sul modello sferico, ma ancora del loro modello non hanno spiegato nulla. Scusa, che ti occupi, giovane? Di che ti occupi? Di cosa ti occupi nella vita? L'hai capito che è corretto il funzionamento dell'eclisse sulla Terra sferica, giovane? Ma ora ho sentito qualche parola. No, Davide, non ci mette 7 ore. No, ma quando? Ma dove? Sarà 3 ore e mezza. Ma come? Ma non è che mi attacco sull'errore umano, perché a sbagliare si può sbagliare. Il problema è che vai a fare una live che vai a, lo vai a dare come ci costruisci tutto il ragionamento, è tutto sbagliato, e quello è il problema. Ti vuoi confrontare, è normale sbagliarsi. Sai quante volte mi sono sbagliato io? Ma ti devi confrontare con persone capaci. Con chi ti vuoi confrontare? Con Ceracchini? Che ti fa Ceracchini? Che sa questo qua? Non sa nulla. Con chi ti vuoi confrontare? Con Filippi? Con chi ti vuoi confrontare? Filippi ancora non capisce che l'ombra va nell'altra direzione, perché dipende da come girano le cose. Con chi ti confronti? Dopo fai la parte del è arrivato Silver. È chiaro, stai parlando di fronte a una platea di semi-analfabeti, se non analfabeti totali. E quello è il discorso. Ovvio che è corretto la terra è sferica. Lo stiamo verificando. Lo verifichiamo ogni volta. Ogni volta escono fuori queste cose qui, e ogni volta verifichiamo che sono delle baggianate. Quindi sì, la Terra è sferica, fino a prova contraria. Fino a prova contraria è sferica. Dai, però ha un po' ragione, eh? Chi? Guarda l'ultimo commento che ha lasciato. Sì, certo. Ma e fino ci siamo. Ma non sei tu quello che stavi sotto alla live a fare commenti di Ceracchini, no? Ho capito. O ti hanno clonato, hanno fatto la... Dopo la pecora Dolly hanno fatto la... Quentax Aulin clonato. Che hanno ricreato questa Quetzalcoatl. Che non sa. No, ma che poi non so se l'ha detto ancora.
No, non ho ancora trovato nessuno che è capace di smentirmi, ma se state rinchiusi dentro le vostre bolle a darvi ragione tra di voi. Sentiamo gli ultimi minuti e poi facciamo un po' di commenti. Vabbè, ho aperto le paratie qua. E nessuno, io non ho visto nessun video, nessuna spiegazione di come questo sia possibile, ma vi tiro di fuori. Guarda questa live, guardare allora un po' di video delle scorse eclissi. Guarda questa live, Sid. 2017, dove in Time and Date non c'era l'immagine come ce la fanno vedere adesso, cioè una bella immagine statica, ma addirittura si erano così evoluti, erano stati così bravi da fare il video, una video animazione ovviamente. Peccato che per farla risultare, per farla quadrare, avevano fatto girare la Terra al contrario. Ma che cosa? Ma che cosa? Vabbè. È la telecamera sulla Luna che ti sta seguendo l'ombra. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, la telecamera la puoi mettere dove ti pare. La puoi mettere fissa che guarda la Terra, che segue la rotazione della Terra. La puoi mettere fissa rispetto a... non dove sta il Sole, ma fissa rispetto al sistema, e vedi la Terra girare. La puoi mettere sulla Luna che sta, è ovvio, se la metti sulla Luna che si sta muovendo, che sta guardando verso la Terra la vedi girare dalla parte opposta. Ma veramente stiamo ancora a questi livelli qua? Aspetta, possibilmente Silver ha visto il video di uno che ha preso il video di un altro, lo ha specchiato e lo ha ricommentato. Quindi specchiandolo è normale che sembra che la Terra gira al contrario. Magari ha visto questo. No. Sta parlando di un video, dei video famosi di Time and Date, dove mettono la telecamera sulla Luna e quindi la Luna... Ma ce l'hai qua il video... Ma sono i video quelli, vediamo un po'. No, per capire a cosa si riferisce. Sì, ma certo, eclissi. Può essere utile a tutti. Sì. Se hai presente di che cosa sta parlando, tanto vale mostrarlo. Non so se... Ci sta una sequenza? Forse per quell'americano, vediamo un po'. L'altro che c'è stato la volta scorsa, se non mi ricordo male. Quando c'è stato? C'è stato nel 2017? Sì, mi sembra di sì. Agosto 2017. Terra cateristica. Video. Forse è questo, vediamo un po'. Forse è questo qua. Aspettate che lo metto in condivisione. Speriamo che sia lui, così almeno possiamo capire di chi si tratta. Impara dal maestro. Questo qua, non so perché non riesco a ingrandire, ma è questa roba qua. Sì, sta seguendo, è posizionata sulla Luna. Sì, è sulla Luna. Capito? Cioè... Però se metti... Non è posizionata sulla Luna. No, questa no. Però, no, neanche quella prima. Sun perspective, line of totality, dipende da dove cacchio metti fisso sugli Stati Uniti, dipende da dove probabilmente metti. Stava era sul Sole, ma stava inquadrando la Luna.
Sì, ci sta, sì, line sì. of totality probabilmente. Ma non era dalla Luna. Comunque dipende da dove ti metti, vedi, qua spiega. Eclisse solare, perspettiva da prospettiva da sole. Fallo partire un attimo, riprova a farlo eclisse partire. Eclisse solare, linea di totalità. Non prova so a farlo perché. Ripartire, vediamo se riusciamo a capire. Sì, il punto è che se l'ombra va da ovest ad est e la vuoi inseguire, è chiaro che sì, lui insegue, per vincere insegue la velocità di rotazione della Terra. Della Terra, ovviamente. E ti sembra quindi andare al contrario. Che quindi ti apparirà andare al contrario, ovviamente, sì. Questo è fisso sugli Stati Uniti. Sta seguendo in base a come metti la telecamera, a cosa l'agganci, vedi il movimento dell'ombra, cioè siamo veramente a questo livello qua, io non lo so, io rimango esterrefatto quando vedo queste affermazioni convinte proprio, ci sta convinto. È un po' come filmare un'auto che va da un'auto più veloce che la sta sorpassando. Guarda, quell'altra auto va al contrario, sta andando in retromarcia. Capito? Sì, ecco. stesso discorso. E quindi hanno pensato bene questa volta di non cimentarsi più con queste animazioni. Capito? Lui ha trovato il problema bug. E gli ha pure sgamati la soluzione, capito? Si sono fregati da soli, adesso non le fanno più per questo motivo qua, ma di che? Ma che cosa? Ma imparate a capire come funziona una ripresa con una telecamera, come dove la metti, se segue un corpo, cioè, veramente, come diceva Cassette istantanea, se tu sei su una macchina e stai superando un'altra macchina e la stai riprendendo, non è che la macchina che sta a fianco sta andando in retromarcia, è lo stesso concetto. Non è difficile. Oh, Madonna, sono sorpreso da come siano le fasi in cui Silver ce la fa e non ce la fa. È vero, è strano. Sono veramente dei contrasti assurdi. Va a picchi, ogni tanto spicca. Un po' ce la fa, un po' no. Guardate la ogni faccia, non si capisce come un po' la faccia. Soddisfattissima quest'altro soggetto qua che non capisce nulla e gongola, non capisce nulla, non sa nulla di quello di cui sta parlando Silver, non sa perché sta sbagliando, non sa nulla, ma lui gongola, guardate. Cioè, è pazzesco. Per lui sono importanti i toni con cui si dicono, sì, i toni, vuoi mettere i toni sono tutto. Tony allora, e Furbini. Nessuno, veramente nessuno dei video ha mai fatto vedere come dovrebbe funzionare veramente l'eclissi. C'è sempre qualche errore da qualche parte. O non fanno girare la Terra, o... Ma, scusami un attimo, ma io se sto seguendo l'ombra della Luna, la Terra che te la giro a fare? Cioè... Vuol dire che la telecamera deve seguire la Terra, deve guardare la Terra. Deve seguire contemporaneamente la Luna, l'ombra, deve star ferma per far vedere la rotazione della Terra. Ma qui effettivamente c'è il punto di vista dal Sole. Punto di vista del Sole, guardate, proprio classico, proprio giusto per smentire proprio sul pezzo quello che ha appena detto. Solar eclipse, sun's perspective. Non ho capito perché non ecco, facciamo un po' così. Sun perspective, dove sta? Qua. Sun perspective. Oh. E l'ombra sarà sempre tonda. E la Terra sta girando. Sta girando, visto dal Sole, correttamente. Guarda, ombre allungate da questo punto di vista. Che strano. No, è perché è lo stesso discorso delle ombre che facevamo con Shedir. È lo stesso ragionamento.
perché, la, perché stai guardando una proiezione della luce, quindi l'ombra la vedrai sempre, sempre circolare. Questa è la dimostrazione che quello che ha appena detto Silver è falso, è sbagliato, no? Non verifica, è approssimativo, non so, dite quello che come vi pare, ma insomma, dipende, rassicuriamo chi ci segue, la Terra gira. La Terra gira, sì, ma non... per ora. Sì, cioè, tutta questa contestazione a quanti chilometri orari? Semplicemente su modelli, su animazioni visive. Ti rispondo. Come si deve fare? Come si deve fare? Come si deve fare? Più non perché? Capiscono, più fanno i saccenti e si fanno le... Queste... Torno a dire io, ma perché questi, invece di spiegare se, che cosa secondo loro non va sul modello sferico, perché non ci spiegano come ciò che noi vediamo dovrebbe avvenire sul loro modello? Perché non ci spiegano come sul loro modello dovrebbe avvenire un'eclissi di sole, un'eclissi di luna? Perché come lo fanno, si inventano pianeti, fantasmi e cose strane. Come? Perché quando lo fanno si inventano cose peggiori di quelle che sentiamo normalmente. Questa è la mia simulazione, guardate. Vi ho fatto sapere in più punti. Sta seguendo esattamente il percorso che deve seguire. Sta renderizzando, quando finirà la renderizzazione magari lo metto e lo condivido. La cosa bella sarà domani, cioè unire i punti delle località da cui hanno osservato effettivamente l'eclisse totale. Funziona, giovani, è inutile che vi inventate che non funziona. Questa è una simulazione tridimensionale fatta da me con i dati presi. Ho messo sole, terra e luna nelle posizioni giuste, l'ho fatte partire all'orario giusto e l'ombra fa il percorso giusto e della grandezza giusta. È inutile che vi inventate le cose che non esistono. Fate i negazionisti di cose che non stanno né in cielo né in terra. Di che parliamo? Sempre le stesse cose. Ogni volta che ricompare un'eclisse ci troviamo ogni volta a fare sempre le stesse robe. Sarà mai possibile che prima o poi imparano? C'è da sperarci. Sembra uno che è messo davanti a queste cose, probabilmente è uno di quelli che direbbe ho capito, ci direbbe concordo forse. Non c'è più niente da sperare qua. Fanno i gradassi, fanno quelli che spiegano, che vedono, che dimostrano. Vedi però, Natauze continua a non capire, continua a usare la parola... Continua a usare la parola credi, nonostante gli abbiamo fatto vedere dimostrazioni geometriche, di calcoli, matematiche. Hai capito che io non personalmente... Non è credere, è capire. Non si tratta, hai capito, di credere. Che io personalmente mi sono preso i dati, mi sono messo sul software tridimensionale, ho creato gli oggetti e li ho mossi secondo il modello sferico e mi sta dando l'ombra giusta? Hai capito? No, ma poi mettersi in gioco di che? Cioè, se noi queste cose le abbiamo già verificate e loro non le hanno verificate nelle nostre, ma cioè, perché noi dovremmo metterci in gioco cambiando idea e rinnegando quello che già sappiamo? Perché? Ma poi ci mettiamo in gioco di che cosa? Dove vi mettete in gioco? No, raga, questo non è né terratondista né terrapiattista, terra craterista, che non ho ancora ben capito che cavolo significa, che bestialità si sono inventati. Praticamente per loro la Terra è gigantesca, praticamente è tipo la Luna, no? Fatta con tantissimi crateri. Noi siamo in uno di questi crateri e
attorno ci sono tutte quante le altre terre inesplorate, coperte dai ghiacci. Sì, lo so, cioè, è una variante della teoria del ghiaccio infinito, del piano infinito con tutte le bolle. Cioè, noi secondo loro viviamo su un foglio di plurible infinito. Non è che devi trovare una cosa che funziona meglio. Se il teorema di Pitagora funziona, non c'è una definizione migliore. Cioè, capito? È definitiva la cosa. No, ma più che altro, qual è il modello che dovrebbe cercare, che dovrebbe pretendere di essere migliore di quello attuale? Qual è? Cos'è? Ah, la sveglia! La sveglia. Si stacca. Gli ultimi 5 minuti perché devo staccare. Quenanza, no, come cavolo si scrive? Non è che Marconi non si è fermato. Oggi abbiamo gli smartphone perché si è evoluta la tecnologia. Non è che Marconi al suo tempo poteva inventare lo smartphone. No, ma qua c'è l'idea che arriva Pinco Pallino e stravolge tutto. E tutto ciò che esce di nuovo si basa o viene pensato sulla base, sulla costruzione di ciò che c'era prima. La stessa relatività non è che stravolge totalmente la legge di gravitazione universale scompare del tutto. Se tu vedi le leggi della gravità di Einstein, c'è la legge di gravitazione universale dentro, quindi funziona per raffinamento dei concetti che ci sono prima, non per sconvolgimento, non per sconvolgimento totale. Un'idea. Ma poi Quenatuzwin, prima ho letto un tuo messaggio in cui dicevi che tu credi agli allunaggi, tant'è vero che ti ho messo la faccina, l'hai scritto una mezz'oretta fa. Quindi se credi agli allunaggi, crederai anche alle fotografie che hanno fatto, e dalle fotografie si vede che la Terra è sferica. Sì, cioè, ma esterica, bla bla, ma c'è la se tu credi agli allunaggi come hai scritto, dovresti credere anche alle fotografie che hanno fatto durante gli allunaggi o nelle altre missioni in genere spaziali, non allunaggi e altro. Quindi che prova in più vuoi? Se proprio con la matematica non ci arrivi, ma la prova visuale, quella non me la puoi negare. C'è un cortocircuito su questa cosa che hai detto prima, eh? Che sta a fare Dave? tantissimo, guarda. I maroni, più che culi, i maroni sta spaccando. Certo, se uno pensa che Dave sta spaccando i culi, vuol dire che proprio non ci sta. Non ci sta bene, non sta bene proprio. Vabbè, ragazzi, scusate, ma io... Dai, divorzia in diretta. Telefona la moglie, dice no, dobbiamo fare... Non posso. Siamo nella luna, ma siamo usciti fuori dal cratere. Che non significa? Posso. Non posso. Vabbè, in caso tu lasci la live aperta e noi ci gestiamo fin per un altro paio di autogestione. Ore. E quanto volete far andare avanti la live? Io ci starò via, poi come la stacco? Come torni, stacchi. Ci trovi ancora qua. Ah, io non ho problemi. E se mia moglie dice andiamo a mangiare fuori questa sera, andiamo subito, che faccio? Fino alle 2 con la live attaccata. Io non ho problemi, ho il fuso orario del Giappone, perché c'era il Gran Premio del Giappone, quindi io ho il fuso orario del Giappone ancora, quindi io posso fare. Va bene, dai, 1:50 ci sta come tempo. Sì, dai. Siamo vi ho viziati con le 4-5 ore, dai. Tanto quello che dovevo dire sulla questione l'abbiamo già detta. Cioè, sì. Chissà che hanno parlato in quell'altra ora, perché siamo arrivati più o meno alla mezz'ora e ha fatto un'ora e mezza di che avranno parlato. Se parlano delle cose nell'altra mezz'ora come ne hanno parlato nella prima, vabbè, che vogliono fare? Dai, stasera guarda, abbiamo fatto una sveltina. Come ti chiami? se per aperti di testa intendi quelli che il cervello l'hanno fatto cascare sul pavimento, no. Lascia perdere. Mm-hmm. No, dai, non chiudete. Grazie, no, vabbè. No, sarebbe da capire
non so se il tuo punto di vista dov'è. Ci richiamo qua, sono stato richiamato al dovere. Ah, ecco, che allora niente, non dico nulla. Ragazzi, dai, è così. Sigla? Sigla, c'è la sigla? La chietta. Ci rimango bellissimo. Sempre male quando sento sta sigla. Perché ti aspetti, non ti aspetti parte, voglio il jingle lì completo e niente, finisce lì. Però l'hai visto la sigla finale nuova, però è bellina, eh. Guarda, è bella, sì, sì, molto bella. Bellina, ho trovato una versione orchestrata, bellina, ci sta benissimo con le immagini che ci ho messo. Va bene. Va bene. Spero, tutti, spero che qualche briciolo di sale, qualche accenno di qualche neurone che si è acceso vi illumini un pochettino la comprensione. Spero che qualcuno che è convinto che Saros ci dia le tracce dell'ombra previste, bla bla bla, vada a vedere che cosa fa Saros e soprattutto cosa non prevede. E poi domani si veda qualche stream che riguarda le eclissi e verifichi che il passaggio dell'ombra sia veramente quella prevista. Non mi sono fatto la barba, ma distrutto di che cosa? Sono distrutto nel vedere queste cose, questi video qui, ecco. E questa è la solita frase da quattro soldi. Allora, della NASA ti fidi o non ti fidi? Non sei capito, allora. Vabbè, Kenua. Quando uno dice questa frase qua, vuol dire che proprio ha un livello di comprensione terra-terra. Vabbè, ragazzi, facciamo di colletta 5 euro, gli finanziamo gli studi per diventare astronauta. Ragazzi, dai. Ciao. 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 Ciao a tutti, raga. Buonanotte.